abbiamo promosso con i pazienti questa mostra installazioni, che ha un po' il carattere di un cantiere aperto, sia per rappresentare le opere e le espressioni artistiche che questi pazienti sono in grado di fare, quindi per sottolineare anche le capacità che, nonostante i disagi, queste persone possono esprimere, ma soprattutto per utilizzare il canale delle espressioni artistiche per rivendicare dei diritti. L'idea che ci ha spinto è che notiamo sempre di più un divario tra quello che le norme, la Costituzione stessa dice, e quello che è invece la possibilità pratica di attuazione di queste norme, di eguaglianza di tutti e di possibilità per tutti. Allora, più che utilizzare delle conferenze, abbiamo pensato che la manifestazione delle capacità e soprattutto il veicolo della cultura e dell'arte può essere un veicolo più forte per rivendicare questi diritti. La nostra idea sarebbe quella di riuscire a ottenere uno spazio che possa essere il luogo permanente di un atelier per tutte queste persone svantaggiate, in maniera da dare la possibilità di dare una voce e di dare delle opportunità, al limite anche delle opportunità che si possono tradurre in opportunità occupazionali per persone che, nonostante le difficoltà, nonostante i disturbi, nonostante i limiti, mantengono una loro creatività che è estremamente importante e che molte volte a livello sociale non viene considerata. E quindi abbiamo scelto anche questo luogo in termini molto simbolici. Questo è un luogo storicamente di reclusione, oggi adibito invece per beni culturali, e quindi abbiamo pensato che questo luogo potesse rappresentare maggiormente il passaggio dal limite come reclusione al limite come possibilità. Perché secondo lei la società odierna ha timore di queste persone che invece andrebbero seguite con cura? Diciamo che c'è uno stereotipo antico, che è quello della sovrapposizione tra disturbo mentale e pericolosità. Questo stereotipo, tra l'altro, si è riproposto in questi ultimi tempi in maniera molto forte. I media stanno comunicando sempre più eventi tragici messi in atto da persone con disturbi non per facilitare la comprensione, ma quasi per riproporre la necessità di nuovi spazi di reclusione. Noi siamo tra l'altro molto preoccupati dalle proposte di legge che sono in Parlamento e che tendono a riproporre dei luoghi chiusi, e quindi io penso che si è persa l'idea di una coesione sociale e di una solidarietà tra le persone. Se a livello sociale non si riapre uno spazio di collaborazione, di coesione, di comprensione e soprattutto di accettazione delle diversità, intendendo la diversità di qualsiasi tipo, io credo che sarà molto difficile anche per il nostro lavoro e per i nostri pazienti. Spesso noi operatori ci troviamo accomunati ai problemi dei pazienti, nel senso di impotenza e impossibilità di superare degli ostacoli. Penso che il tema di fondo è che l'alterità è una grande opportunità per crescere e per arricchirsi, mentre oggi l'alterità viene proposta come minaccia e quindi come paura e quindi come necessità di separazioni. Fondamentale diventa dunque restituire il diritto di cittadinanza all'utente psichiatrico, farlo uscire dalla condizione di essere umano sotto protezione, metterlo in condizione di avere proprie relazioni normali con altri, con altre realtà in forme e modi differenti.